Benissimo. È il momento di Lucrezia Gioielli. La collezione di Lucrezia Gioielli è lavorata interamente a mano, in oro argento, materiali nobili con pietre e perle naturali. Sono frutto di un'accurata esperienza e di un design innovativo. Si ispirano a quella donna che ha gusto ed eleganza e ha voglia di piacersi e di piacere. È distribuita dalle migliori gioiellerie, Giuseppe Bove e Lucrezia Gioielli. Thank you.
Are you ever young? Complimenti Giuseppe, complimenti, resta qui con noi, davvero grandi complimenti, giovanissimo e penso che i tratti mediterranei la dicono lunga, di dove sei? Ma io sono esattamente di Surbo, provincia chiaramente di Lecce e poi non giovanissimo, proprio come si suol dire, una mezza età. Va. È l'esperienza quella che conta, eh? Tantissimo. Naturalmente... E vogliamo fare i complimenti, ma soprattutto all'arte, l'armonia che tu con la quale acconci queste vere e proprie opere d'arte. Da quanto tempo fai questo lavoro? Guarda, 25 anni e comunque l'amore e la passione verso questo mestiere che porta a queste creazioni tanto importanti e tanto creative e comunque proprio adatte per quella donna meravigliosa. Le tue creazioni sono bellissime, possiamo definirle anche insomma molto regali, insomma ricordano principesse e regine, ma da dove nasce l'idea? Chi ti ispiri per realizzarli? Ma sicuramente l'ispirazione è sempre dovuta alla donna, a quella donna dinamica, sensuale e che al tempo stesso diciamo è anche ricca di mostrarsi, di farsi vedere e soprattutto di piacersi e di piacere ed è ispirato soprattutto a lei, alla donna moderna insomma. Giuseppe Bove e Lucrezia Gioielli, un piccolo ringraziamento da parte nostra e grazie per aver partecipato al Gran Gala del Salento. Grazie a Giuseppe Bove, grazie ancora, in bocca al lupo. Bene Daniela, allora guadagniamo qui, sentiamo il calore del pubblico di Nardò e noi lo sentiamo soltanto attraverso il vostro applauso. Ringraziamo il comune di Nardò che ci ha reso possibile stasera tutto questo. E ringraziamo ancora chi ci sta sostenendo, tutti gli sponsor, ma soprattutto le fondazioni benefiche come la LILT e la Fondazione per i ragazzi Down, che questa sera appunto danno il loro sostegno anche di solidarietà, perché ricordiamo che la solidarietà è molto importante e che insomma se stasera ci aiutate, ci date un piccolo contributo, noi saremo veramente onorati di avervi avuto qui con noi stasera.